cuore di quello che facciamo qui è legato alla produzione delle celle, celle cosiddette ad eterogiunzione, che sostanzialmente vengono prodotte accoppiando dei wafer di silicio monocristallino con silicio amorfo, che viene deposto sui wafer stessi. Successivamente quello che viene fatto è che queste celle, sulle celle viene creato un circuito elettrico attraverso le cosiddette screen printer, che è fatto di pasta d'argento. Le celle, nel momento in cui sono state prodotte, vengono poi trasferite con un sistema di spostamento automatico all'interno di questo nuovo fab. Nel nuovo fab quello che faremo sarà la produzione, l'assemblaggio di moduli, quindi le celle verranno attraverso un processo di stringatura collegate con una colla adesiva conduttiva, verranno deposte su un doppio strato di vetro e plastica e sul lato posteriore avranno un altro strato di plastica e vetro. Creeremo una sorta di sandwich. Questo sandwich verrà laminato, quindi entrerà in una sorta di forno a 200 gradi e questo permetterà lo scioglimento del capsulante che garantirà la piena impermeabilità del modulo stesso. Prima di uscire dalla factory verranno testati per verificarne la potenza nominale, faranno fatte delle prove di elettroluminescenza per garantire che non ci siano stati dei crack conseguenti al processo di laminazione e poi verranno dotati di un'etichetta, un label che permetterà poi di tracciare il modulo in tutto il suo orizzonte di vita e permetterà anche di risalire a quelle che sono le componenti chiave, tutti i materiali utilizzati nel processo di produzione per garantire la massima tracciabilità di tutto quello che è stato fatto nella factory e a monte. Inizieremo con le nuove linee per i primi 400 MW di capacità produttiva a settembre di quest'anno. Queste linee saranno dedicate quindi 600 MW. Tre di queste linee saranno dedicate, quindi 2 GW circa, saranno dedicate al mondo utility scale, quindi società che possono essere IPCisti, Enel, competitor di Enel e così via. L'altro gigawatt, quindi le altre due linee, verranno dedicate al mondo della generazione distribuita, quindi venderemo a clienti finali, residenziali, commerciali, industriali, ma non venderemo direttamente a loro, venderemo a distributori, a grossisti e installatori. Questi saranno i canali che utilizzeremo per raggiungere tutto il mercato.